evito di fare lunghi discorsi, ma un solo augurio vi faccio e contemporaneamente una richiesta che vi indirizzo. Noi abbiamo bisogno di gente che non sta a piangersi addosso, e qui voi siete così, siete persone in grado di innovare, di essere curiosi, di sperimentare, e questa è la ricerca oggi, è l'idea di non accontentarsi mai, magari anche prendendo talvolta delle cantonate. Chi fa ricerca sa che sperimentando si può anche seguire delle piste che poi non portano a niente, però provandoci, mettendosi in gioco, gustando con energia e con coraggio il sapore del domani. Quindi da parte del governo italiano dovremo fare di più in questo settore, la provincia di Trento è un simbolo, lo faremo, però quello che chiedo a voi è di non lasciare soli i soliti addetti ai lavori e politicanti a occuparsi di queste cose. C'è bisogno che i cittadini si facciano sentire innanzitutto con la voglia di sprigionare la propria curiosità, per cui in bocca al lupo di cuore e vediamo di ritrovarsi a breve. Ho visto che qui ci sono 3 milioni che vengono dai privati, una, no, 17, 17 dall'Europa, una trentina di milioni è il contributo storico della provincia di Trento. Dobbiamo portare più soldi e per farlo abbiamo bisogno che le vostre idee viaggino alla grande, quindi in bocca al lupo di cuore, buon lavoro e ci rivediamo magari tra un annetto. Portaci qualche invenzione, qualche start, quante sono le start-up? 86 qua. 86 start-up, allora festeggiamo la centesima, aspettiamo sì. La centesima start-up e poi festeggiamo in qualche modo, troviamo un modo di festeggiare. Bocca al lupo. Noi siamo disponibili a fare un matching fund, eh? Ogni euro che ti porti dall'Europa ti dai 30 centesimi. A me è un profumo com'è, cioè, è un grande, eh?